una grande passione per gli animali che è cresciuta nei miei primi anni insieme ad una vera lupa dell'asila. Lei e i suoi fratelli erano rimasti orfani. Il nonno allora con i suoi amici decisero di prendersene cura portandosene a casa uno ciascuno. Crescendo la mia passione aumentò. Allevai una cucciola di dalmata appena nata facendole lappare il latte da un piattino. Fu bellissimo vedere come da un fagottino rosa si trasformò in un bellissimo cane a pois. I miei cani li educavo seguendo il mio istinto e le osservazioni che facevo e intanto insieme a mio marito creavo un mio centro cinofilo diventato in seguito centro riconosciuto ENCI. Non mi servivano diplomi o attestati per insegnare ai cani, purtroppo però oggi le cose sono cambiate. Lavorando e avendo famiglia non potevo allontanarmi per frequentare un corso e proprio quando si dice che il destino ci mette lo zampino, per caso un giorno mi arrivò sulla casella email la pubblicità del CEF. Mi furono date spiegazioni su spiegazioni e dopo la decima conversazione, li misi proprio alla prova, alle strette, decisi finalmente di iscrivermi. Studiavo con profitto e tramite Facebook aiutavo gli allievi CEF che avevano bisogno. Arrivò l'attestato e con esso la possibilità di fare le 50 ore di sola pratica. E grazie al CEF ho conseguito un titolo che altrimenti mi sarebbe stato impossibile avere per via dei miei impegni. E dal momento che il mio centro era ed è ENCI, organizzammo subito il primo corso pratico CEF Passo del Lupo. Che soddisfazione quando, superato l'esame finale, arrivò l'attestato di addestratore riconosciuto ENCI. La mia missione è divulgare il frutto di anni di osservazione e applicazione di metodi agli allievi che frequentano il mio centro cinofilo. L'allenamento col salamotto, con la manica, tutte queste cose qua, il cane torna ad essere un cane di famiglia perché ha scaricato l'aggressività che ha interna e ha abbassato il livello di aggressività, perché se inibiamo l'aggressività insita dentro del cane non facciamo altro che accumula oggi, accumula domani, anche una semplice pestata di coda può far sì che il cane si possa rivoltare con violenza anche verso il proprio padrone. Con orgoglio ci sono miei allievi che lavorano sia in Italia che all'estero e da me arrivano persone provenienti da tutte le regioni. È un vanto per me riuscire a far sì che affrontino l'esame con il loro cane o con un cane estraneo e che crescano e riescano a superarlo. Per fare questo lavoro ci vuole pazienza, empatia, passione, spirito di sacrificio. I ragazzi CEF che hanno imparato presso il mio centro cinofilo hanno lavorato con 40 gradi e con zero, sempre però in allegria, sempre con il sorriso sulla faccia e abnegazione. Addestrare è un'arte e non alla portata di tutti. A chi mi chiede se il CEF è valido, rispondo che sì, lo è, se si è convinti di dove si vuole arrivare. Ogni persona diventa protagonista della propria storia. E io ho scritto la mia.